non sia sbagliata. Oltretutto dobbiamo ricordare che la Juventus non segnava da tre domeniche sulle partite di esterne e è riuscita a segnare due gol al Milan, e questo dà una spiegazione anche alla scelta di Fonseca. Le telecamere vanno giustamente a cercare il primo piano di Zinedine Zidane. Avete visto in campo il pallone d'oro che France Football ha attribuito per il 1998 al fuoriclasse Franco Algerino. Un 1998 straordinario per Zidane, ha vinto il campionato, ha vinto il pallone d'oro, ha vinto il titolo mondiale, gli è sfuggita soltanto la Coppa dei Campioni, ha detto il francese. Questo adesso è diventato l'obiettivo numero uno. E pensare che Zidane, quando nell'estate del 96 arrivò alla Juventus, non è che per la verità suscitasse grande fantasia nei tifosi che avevano negli occhi le mediocri prestazioni di Zidane all'Europeo d'Inghilterra, ma c'era un motivo. Zidane prima di quell'Europeo aveva avuto un grave incidente stradale con la sua BMW e questo lo aveva un po' frenato, non fu un grande Europeo, tutt'altro per lui, anche l'avvocato Agnelli era perplesso. Invece Zidane poi si è ripreso alla grande, forse la svolta è stata l'infortunio di Conte. La Juventus giocava con il 4-3-3, Zidane si sentiva poco protetto, passando al 4-4-2 il francese cominciò a giocare alla grande e il pallone d'oro del 1998 è la definitiva consacrazione di questo autentico campione, che del resto fu consigliato alla Juventus da uno sponsor d'eccezione, Michel Platini. Zidane in questo periodo ancora non riesce ad esprimersi ai livelli del mondiale, anche ai livelli della passata stagione, quando a tratti fu l'autentico trascinatore della Juventus. Zidane è consapevole di questo, prestazioni di Zidane all'Europeo d'Inghilterra, ma c'era un motivo. Zidane prima di quell'Europeo aveva avuto un grave incidente stradale con la sua BMW e questo lo aveva un po' frenato, non fu un grande Europeo, tutt'altro per lui, anche l'avvocato Agnelli era perplesso. Invece Zidane poi si è ripreso alla grande, forse la svolta è stata l'infortunio di Conte. La Juventus giocava con il 4-3-3, Zidane si sentiva poco protetto, passando al 4-4-2 il francese cominciò a giocare alla grande e il pallone d'oro del 1998 è la definitiva consacrazione di questo autentico campione, che del resto fu consigliato alla Juventus da uno sponsor d'eccezione, Michel Platini. Zidane in questo periodo ancora non riesce ad esprimersi ai livelli del mondiale, anche ai livelli della passata stagione, quando a tratti fu l'autentico trascinatore della Juventus. Zidane è consapevole di questo, un po' come tutti i francesi, sta risentendo del